I traslochi proseguiranno per 3 mesi, il ritmo di spostamento sulle 40-50 persone al giorno e avviene con una perfetta compatibilità con la prosecuzione del lavoro, perché mi hanno detto che i telefoni, i computer vengono staccati dagli uffici precedenti alle 17 del giorno prima e alle 8 del giorno del trasloco già funzionano, quindi i nostri dirigenti e dipendenti che arrivano nel nuovo ufficio, nella nuova sede, cominciano da subito la giornata di lavoro. Evidentemente anche questo è un obiettivo che volevamo raggiungere, fare in modo che non ci fosse nessuna interruzione del lavoro e che ai cittadini fosse garantita la continuità del servizio. Primo assessorato che si sposta è la sanità, come vi ho detto, seguiranno tutti gli altri, l'ultimo sarà la presidenza, contiamo di ultimare il trasloco entro la fine di gennaio. Insisto, vengono abbandonati i vecchi uffici, che sono uffici sparsi per la città di Milano e generalmente in affitto, anzi la quasi totalità o forse la totalità in affitto, col che cessiamo di pagare gli affitti che pagavamo in quelle sedi e il tutto disegna un'operazione vantaggiosa anche dal punto di vista economico, certamente vantaggiosa dal punto di vista della compattezza dell'istituzione. Per dialogare tra di loro i vari assessorati non hanno più bisogno di spostarsi sul territorio, risparmio di tempo, risparmio ambientale, utilità maggiore per il cittadino e per l'impresa che deve contattare Regione Lombardia e che ha questi due palazzi che noi abbiamo voluto fortemente comunicanti tra di loro. Per il resto già altre volte ho avuto occasione di descrivervi l'innovatività di questo edificio, la sua capacità di inserzione nel territorio, vi ho ricordato l'ecocompatibilità, voglio sottolineare oggi che c'è una completa facilità di accesso per i disabili e l'edificio ha anche quelle caratteristiche di trasparenza che sono esemplari per una pubblica amministrazione. Riconfermo ancora, poi l'interazione avverrà successivamente con i servizi gestiti, o meglio, con gli spazi ai primi 3 piani che si affacciano sulla piazza, che comprenderanno anche spazi pubblici, ristoranti, bar, pinacoteche, emeroteche. Noi vogliamo che questo sia un palazzo vivo, dove la gente, dove i cittadini possano venire, vogliamo farlo vivere 24 ore al giorno, in modo che sia un punto di richiamo nella città. Anche perché i grandi palazzi pubblici corrono un rischio che quando alle 18 vengono evacuati diventano un luogo deserto e quindi da una parte triste, brutto e dall'altra pericoloso. Proprio per questo abbiamo pensato invece a queste inserzioni di funzioni che rimangono funzionanti fino a 24 ore al giorno, compresa la visita al piano alto e quindi la vista sulla città.